Ciao a tutti! In questa nuova serie di video mostrerò e commenterò le vostre piante. Quindi inviate le vostre foto o i video e insieme analizzeremo come migliorare la loro cura, se ce ne fosse bisogno. Condividi anche tu la tua passione per i peperoncini. In questo primo video vi presento le prime piante di peperoncini coltivate da Gaetano da Caserta. Ok, allora questo qui è il mio habanero orange. Questo momento è in questo stato. Siamo al 12 ottobre. Ci saranno adesso 25 gradi, sono e luna. Ci sono dei frutti che non sono ancora maturi. Così si vede un po' meglio. Questo qui è un po' più grande. Insomma, la resa migliore la sta dando ad ottobre. Il fusto è verde, doppia biforcazione che poi si sdoppia. Questo è un habanero orange e subito salta all'occhio qualcosa di strano. Nel vaso vediamo diversi bastoncini che fuoriescono e Gaetano mi ha spiegato che servono per tenere lontano il gatto. Anch'io ho avuto questo problema, io utilizzavo una griglia in ferro. Ma anche i bastoncini di legno vanno benissimo. L'altra cosa che possiamo notare è che il vaso contenente la pianta è all'interno di un secchio. La spiegazione di questo è il terriccio troppo drenante. E quindi Gaetano utilizzava una tecnica molto valida per bagnare le piante. E cioè mettendo l'acqua da sotto. In questo modo, per capillarità, la pianta assorbirà il quantitativo d'acqua che ha bisogno. Direi che è proprio una bella pianta, sana, con parecchi peperoncini. Per essere la prima esperienza di coltivazione, è proprio un ottimo risultato. Ed ecco come si presenta la pianta dopo circa un mese e mezzo. Tra breve matureranno tutti i peperoncini. Ok, questo qui è il Carolina Reaper. Questo è stato un po' più sfortunato rispetto all'abanero. Ha fatto dei frutti a luglio e poi ha fatto una fioritura verso settembre, che però non ha portato a maturazione i frutti. E adesso ci sono dei fiorellini, chissà se... Vabbè, è andato questo. Non ci sta ad aspettarsi più nulla. Si è beccato pure una mezza malattia strada facendo. Dicono che siano molto sensibili questi Reaper, quindi... Forse è stato pure fortunato a vedere tre frutti in totale. Dalle immagini purtroppo non si vede molto bene, ma alcune foglie sembrano sofferenti. Alcune sono gialle, altre sono deformate. Potrebbero esserci due problemi. Le foglie deformate potrebbero essere causate da tripidi, succhiatori di linfa. Le foglie gialle invece potrebbero essere indicatori di una carenza di microelementi. Molto probabilmente risolvibile con dell'estratto di equiseto. Ed è possibile che proprio a causa di queste sofferenze la pianta non sia riuscita a produrre peperoncini. Ok, questo qui è il famoso Fatal Yellow, che è i frutti e tutto sono, tranne che dei fatali, sembrano dei Bishop Crown... Insomma, non sono proprio dei fatali, eh. Questi li ho comprati verso febbraio. E niente, in pratica mi hanno fatto il pacco, fondamentalmente. Però vabbè, insomma. La storia di questa pianta ha avuto una malattia durante... Ma verso maggio, picchiolatura. Infatti tutto questo ramo, questa parte qui della pianta si è morto. Ci sono ancora delle macchioline nere, non so se si riescono a vedere, la luce di mezzogiorno non è proprio l'ideale per fare questi video. E niente, quindi sono riuscito a farla sopravvivere, però si è sviluppata tutta da un lato. E quindi è venuta questo salice piangente. Però la cosa bella è che dopo la malattia si è ripresa e adesso sta cacciando una miriade di frutti.
anche carucci, esteticamente sono molto carucci, è la prima volta che li vedo. Vediamo un po' la luce, qui si vede qualcosa. Niente, questo è il Fatal Yellow. Quest'anno molte persone hanno acquistato dei fatali, ma si sono ritrovate con delle piante molto differenti dalle aspettative. Personalmente avrei legato la pianta al tutore in più punti per renderla più stabile e farla crescere verticalmente e non lateralmente. Per ottenere piante più resistenti alla ticchiolatura o a altre malattie fungine, si può utilizzare l'estratto di equiseto. Infatti, l'acido silicico contenuto nell'equiseto contribuisce a rafforzare le difese naturali della pianta. E qui vi lascio un video dove spiego bene le qualità dell'equiseto. Ok, questo qui è lo jalapeño, questo qui è cresciuto più grande rispetto alle altre piante e mi ha portato dei frutti, insomma, anche belli consistenti. Questo ramo settimana scorsa mi ha fatto raccogliere dei bei frutti, belli grandi, e qui ci sono dei fiori, li vedo un poco sciupati, però nel complesso ha fatto il suo lavoro. Anche questa l'ho acquistata verso febbraio. La pianta di jalapeño presenta un aspetto soddisfacente, con lievi segni di affaticamento vegetativo, probabilmente causati dall'intensa fruttificazione. Qui vi lascio un video per ottenere una salsa strepitosa con jalapeño. Ok, questo è il tabasco. O meglio, i frutti non sono proprio rossi rossi. Adesso non c'è nessuna maturazione. È ricca di frutti. Bella grande, io ho riservato il vaso più grande che avevo, dato che sono quelli più mangiabili. E questa, insomma, mai problemi, sempre frutti tutto quanto per tutto il periodo. Il tabasco è il mio peperoncino preferito. Apprezzo particolarmente il suo sapore unico. Logicamente fermentato è eccezionale, ma anche in polvere è ottimo. Ecco, l'affermazione che sia il peperoncino più mangiabile è errata. In realtà il tabasco è molto più piccante sia dell'jalapeño che del bishop, che è quello che si credeva fosse il fatale. In linea di massima, il tabasco, che è un fruttescens, è il doppio più piccante degli annum, salvo alcune eccezioni. Gaetano, sei proprio un pollice verde. Le tue piante di habanero e di tabasco sono meravigliose. Peccato per il Carolina Reaper, ma non gettare la spugna. Per l'anno prossimo procurati dell'estratto di equiseto e vedrai che andrà decisamente meglio. I bishop e gli jalapeño sono dei peperoncini tranquilli, non troppo piccanti, ottimi da mangiare crudi, da fare delle preparazioni al momento, saltati in padella, eccetera. Ci sono migliaia di preparazioni da fare e ottimi per fare delle salse leggere. Perfetti per chi vuole stuzzicare il palato senza bruciarsi. Ottimo lavoro, Gaetano. Complimenti. Vuoi anche tu far parte della nostra community e condividere le tue esperienze? Unisciti al gruppo Telegram e inviami dei video, delle fotografie. Vi lascio il link in descrizione. Grazie a tutti e piccanti saluti!